Allora, l'argomento che andiamo a affrontare adesso è l'argomento che riguarda la postura sullo strumento e le varie impostazioni. Quindi andiamo ad analizzare prima la matched, questa impugnatura, e poi la traditional, questa. Allora, partiamo con la matched. Allora, come posizione iniziale? Intanto la posizione iniziale deve essere questa. Ci posizioniamo, diciamo, orientativamente intorno al centro del rullante. La distanza della bacchetta dalla pelle deve essere di circa 5 cm e anche la distanza tra le bacchette deve essere fra i 3 e i 5 cm, diciamo questa distanza. Allora, una volta raggiunta questa distanza, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul fulcro. Allora, il fulcro si ottiene in questo modo. Per quanto riguarda la matched, ma in tutti e due i casi, anche per la traditional, per quello che riguarda la mano destra, il fulcro si ottiene così. Si prende la bacchetta e si mette fra il pollice e la prima falange dell'indice. Ecco qua. I primi esercizi che potete fare, diciamo, per sviluppare il fulcro sono questi. Le tre dita per ora le lasciamo da parte. Successivamente, quando sentiamo di essere abbastanza sicuri, andiamo ad aggiungere le tre dita. Ok. Stessa cosa andiamo a fare con la mano sinistra. Andiamo ad analizzare, sempre per quello che riguarda la impugnatura matched, l'esecuzione del colpo. Per l'esecuzione del colpo noi dobbiamo effettuare 4 passaggi. Allora, partendo da questa posizione, quindi sempre cercando di avere il busto particolarmente morbido, il primo movimento che facciamo prevede l'allargamento del gomito. Partiamo sempre dalla mano destra, allargo il gomito. Secondo movimento, tiro su fino all'altezza del viso. Terzo movimento, scarico. Quarto movimento, mi rimetto nella posizione iniziale. Faccio rivedere lentamente, allargo il gomito, tiro su fino all'altezza del viso, scarico, mi rimetto nella posizione iniziale. Stessa cosa per quanto riguarda la mano sinistra, allargo, tiro su, scarico, posizione iniziale. Allargo, tiro su, scarico, posizione iniziale.